Amici di Directa Sport, di nuovo in campo dal Francesco Sanna di Nuoro in via Maneroni per la seconda partita tra la Nuoro Softball Banco di Sardegna e la Rivendors Caronno. Squadre che stanno guadagnando il terreno di gioco e le panchine, tra poco si riprende per la seconda gara. La prima si è conclusa circa mezz'ora fa con la vittoria di Caronno per 4-2 al termine di una gara molto combattuta in cui a fare la differenza per la squadra lombarda sono stati i fuoricampo realizzati da Alicart e Ambrosi. Tre giocate che di fatto hanno tracciato il solco tra le due squadre per un 4-2 che ha visto però Nuoro in gara fino all'ultima frazione, fino all'ultimo inning, nel tentativo di rimettere in piedi le sorti dell'incontro. È quasi tutto pronto per la seconda gara, gli arbitri vanno a ripulire casa base, tra poco scenderemo di nuovo in campo e sarà nuovamente Giurubi Alicart la prima a presentarsi sul box di battuta. Solito cambio per Nuoro invece in pedana di lancio, dove vedremo la giocatrice cubana Anisley Lopez in campo. Eccola guadagnare il cerchio del lanciatore. Stiamo per partire con il primo inning di questa seconda sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 di softball, quinta giornata, ultima di andata per quanto riguarda la regular season. Ricordiamo, due gironi da 6 squadre, le prime di ogni girone accedono direttamente ai playoff, la seconda e la terza giocheranno, le seconde e le terze di ogni girone giocheranno il turno preliminare proprio per accedere ai playoff, le ultime classificate i playout per evitare la retrocessione in Serie A2. Nuoro al quinto posto in classifica nel girone, 3 vittorie e 5 sconfitte, le ultime 2 ottenute nell'ultima trasferta sul campo del New Bollate, 4-4 invece lo score di Caronno, ovviamente aggiornabili all'ultima sfida, 5 successi e 4 sconfitte per Caronno, 3 vittorie e 6 sconfitte invece il conto per Nuoro. Nuoro in campo, si stanno riscaldando le ragazze di Tatiana Lorenzo che giocheranno questa prima parte del primo inning in difesa. E allora andiamo a vedere quello che sarà lo schieramento della Nuoro Softball Banco di Sardegna. Abbiamo come pitcher, come già detto, Anisley Lopez. Il ricevitore è Virginia Martini, in prima base Manoa Vaigarze, seconda base Sofia Gregnanin, in terza confermata Erika Piras, interbase Mericel Blessa. Gli esterni sono da destra verso sinistra Marianna Mastino, Eliska Thompsonova e Giulia Cocco. Poi nella seconda parte di questo primo inning vi enunceremo quello che sarà invece lo schieramento della squadra ospite, che invece presenta Alicart in battuta. E siamo pronti a partire per questa seconda sfida dal Francesco Sanna di Nuoro. Primo ball per Anisley Lopez, incoraggiata dalle compagne di squadra, la lanciatrice cubana che ha preso il posto di Paola Cavallo in pedana per tutto il primo match. Primo strike. Secondo strike per
Jurubi Alicart. Sale intanto l'incitamento della panchina di Caronno. Tre ball e uno strike, ha rettificato il tabellone, non c'è stato dunque il secondo strike di Anisley Lopez. Quarto ball e può avanzare di una base Jurubi Alicart. E arriva Francesca Rossini sul box di battuta. Provato a partire Alicart verso la seconda base, poi ci ha ripensato. Con Martini che era pronta a tirare verso Weigerz che occupa, che difende la prima base di Nuoro. Va Lopez. Primo strike. Secondo strike, e cenno d'intesa di Anisley Lopez verso le compagne. Tanto in battuta non c'è Rossini. Eliminata. Campo Ambrosi con il numero 25. Due strike per lei. Buona la battuta e Alicart arriva in seconda base. E guadagna la prima base anche Ambrosi. Melanie Sheldon nel box di battuta. Due giocatrici in campo per Caronno, più ovviamente Sheldon in battuta. Primo strike per Sheldon. Stavolta è ball. Studia il piazzamento dell'avversario Anisley Lopez. Che richiama il catcher per alcune indicazioni. E si può riprendere con Lopez nel cerchio e Sheldon nel box di battuta.
E attenzione, palla che giunge a Blessa, riesce comunque a guadagnare la terza base Alicart e la seconda Ambrosi, si avvicina in zona appunto Caronno. Due ball e uno strike, il conto su Melanie Sheldon. Intanto altra consultazione tra Lopez e Martini. Primo strike con palla che oltrepassa la linea di recinzione. Due ball, due strike su Sheldon. Buona la battuta di Sheldon e vediamo che i punti sono due. Con Alicart e Ambrosi che hanno raggiunto per tempo casa base, mentre Sheldon ne ha guadagnate due. Primi due punti per la Rivendors. Grande avvio di partita dalla squadra ospite e qui coach Lorenzo deve riprendere le sue giocatrici che forse non hanno iniziato la gara al massimo della concentrazione. Cerca di trasmettere la sua grinta la giovane allenatrice cubana di Nuoro. 2-0 il punteggio è per Caronno. In battuta c'è Scotto. Con Sheldon in seconda base. Per un attimo Martini aveva provato a bloccare il gioco di Sheldon. Primo strike per Scotto. Secondo strike due strike e un ball ribatte oltre la linea di foul Scotto. Conto che resta invariato, un ball e due strike e un out per Caronno. Terzo strike, eliminata Benedetta Scotto. In campo Salvioni con il numero 8.
Beatrice Salvioni, due out per Caronno, ma anche due punti realizzati. Primo strike. Secondo strike per Salvioni. E arriva il terzo out per Caronno, che chiude la sua fase d'attacco con due punti. Adesso la squadra ospite deve difendersi e lo farà con Tornes in pedana. Il catcher è Ambrosi, quindi prima base Bonzi, seconda base Salvioni, in terza base Alicart.
Quarto ball per Anisley Lopez e Alicart Rodriguez che guadagna la prima base, Alicart Ramirez, chiediamo scusa, Francesca Rossini nel box. Primo ball. Primo strike, uno strike e un ball. Buona la battuta di Rossini, attenzione perché c'è la possibilità addirittura di arrivare fino alla seconda base. Per la numero 41 e Alicart guadagna la terza, poi in difficoltà la difesa di Nuoro, soprattutto gli esterni in questa azione, e abbiamo Ambrosi in battuta. Anche questa battuta è buona, attenzione perché Alicart Ramirez arriva a punto, in terza base Rossini, in prima Ambrosi, altra giocata efficace della Ravendors, altro punto per le varesine, 3-0 il punteggio. Melanie Sheldon in battuta. Primo strike su Melanie Sheldon. Attenzione perché potrebbe esserci fuori campo, così non è, ma Rossini intanto arriva in casa base. Ambrosi in terza e Sheldon in seconda. Altro punto per Caronno. In battuta abbiamo Benedetta Scotto con il numero 16. Primo strike. Un ball e uno strike. Per Benedetta Scotto.
Secondo strike per Scotto. È già pronta a partire Ambrosi dalla terza base. Attenzione qui. Un ball. A conto che resta invariato. Un ball e due strike. La battuta di Scotto oltre la linea del foul. Ancora Lopez in pedana. Buona la battuta, attenzione perché c'è il punto realizzato da Ambrosi. Questione di frazioni di secondo, ma Chiara Ambrosi realizza il terzo punto per la Levendors Carone, il terzo punto di questo terzo inning. Il conto totale segna 5-0, intanto Scotto guadagna la prima base e Sheldon la terza. Salvioni in battuta. C'è un out stavolta. Per Caronno. Ancora Salvioni in battuta. Qui c'è uno strike. Valida la battuta, attenzione, no, presa al volo, niente da fare per Salvioni. Hanno risposto bene le esterne di Nuoro, in particolare Marianna Mastino. Secondo out. In battuta Rebecca Caldon. Primo strike. Secondo strike, Rebecca Caldon, anche stavolta la sua battuta finisce in zona di foul. Terzo strike, intanto nell'azione precedente i punti realizzati erano due, quindi Caronno ne ha conquistati quattro in questo terzo inning, 6-0 il conto totale.
3-0. Seconda parte del terzo inning qui al Francesco Sanna in questa seconda partita tra Nuoro Softball e Revendors Caronno. Lombardi avanti per 6-0. Tanto in battuta Grignanin, primo strike. Nuoro che ha il disperato bisogno di andare a punti e rientrare in partita. Ricordiamo che la prima gara si è conclusa con la vittoria di Caronno per 4-2, gara combattuta fino alla fine, fino al settimo inning. Nuoro ha cercato il sorpasso che non è arrivato. Decisivi tre fuoricampo effettuati dalla squadra ospite. Tanto il conto su Grignanin dice un ball e due strike. Sempre Ilan Tornes in pedana per Caronno. Secondo ball. Battuta di Grignanin, ma arriva l'out, arriva prima la palla in prima base. E dunque primo out per Nuoro e Giulia Cocco sul box di battuta. Primo strike per Giulia Cocco. Secondo strike, a vuoto il tentativo di battuta della giovane classe 2002. Stavolta è ball. Conto invariato. Ancora Tornes. E ancora una battuta in zona di foul. Si desta un ball e due strike. Adesso arriva il terzo strike, eliminata Giulia Cocco. Nel box Eliska Thompsonova. Riparte la rotazione di Nuoro con la giocatrice ceca. Strike. Secondo strike per Thompsonova. Yeah.
qui la battuta è in foul. Il conto resta invariato, 0 ball, 2 strike. Indicazioni di coach Lorenzo per la sua battitrice. La battuta di Thompsonova intercetta l'esterno centro di Caronno, si tratta di Rebecca Caldon. Out la numero 7 di Nuoro, 0 punti anche in questo terzo inning in cui c'è stato un deciso allungo della Raven Doors, 6-0 il punteggio. Inizia il quarto inning con Caronno in battuta e la Nuoro softball in campo. Tanto alle viste un cambio per la Raven Doors. Caronno dovrebbe entrare la numero 36, Valentina Mingrone, mentre per Nuoro a breve potrebbe essere la volta di Giada Zidda. Nel prossimo turno di battuta, ovviamente, sì, Valentina Mingrone in campo. Ha guadagnato il box di battuta. Primo strike. Arriva comunque incoraggiamento del tecnico di Caronno, Archenis Blanco. Attenzione, colpita alla schiena Valentina Mingrone, che guadagna la prima base. Sono colpi duri da digerire quando la palla colpisce il battitore. L'abbiamo visto prima con un'altra giocatrice di Caronno colpita al braccio. Non sembrano esserci comunque conseguenze particolari per Mingrone, che ha guadagnato la prima base. Oh, si rientra! Arbitro rientra 36. In campo anche Sara Nanetti, altro nuovo ingresso per Caronno. Uno strike e un ball. Secondo strike su Nanetti. Terzo strike. Eliminata Sara Nanetti, adesso
Riparte la rotazione di Caronno con Alicart Ramirez in battuta, una delle giocatrici più pericolose della squadra lombarda. Due fuoricampo nella prima partita. Primo ball. Valida la battuta, eliminata Alicart Ramirez, in seconda base invece Valentina Mingrone, sul box Francesca Rossini con il numero 41. La concentrazione di Anisley Lopez per questo lancio, altro ball, il secondo. Nel frattempo potete sentire l'entusiasmo della panchina di Caronno a spingere Francesca Rossini, questo è uno strike, il primo. Secondo strike, no, non sono dello stesso avviso gli arbitri. Terzo ball, sembrava buono il lancio di Anisley Lopez, ma ripetiamo, gli arbitri hanno sempre ragione e sicuramente sono piazzati meglio di noi. Adesso è secondo strike, siamo in conto pieno. Due strike e tre ball. Batte fuori Francesca Rossini. Si rimane in situazione di conto pieno. E ricordiamo anche due out per Caronno, quindi è una giocata decisiva quella che si appresta a fare da una parte Anisley Lopez e dall'altra Francesca Rossini in battuta. Quindi base guadagnata da Francesca Rossini, arrivato il quarto ball in campo per Caronno, Chiara Ambrosi con il numero 25. Altro elemento di spicco della Raven Doors, anche lei autrice di un fuoricampo nella prima partita. Primo strike, la battuta di Chiara Ambrosi finisce oltre la rete di recinzione.
Primo ball. Stavolta la battuta è buona e arriva in casa base Migrone. E Rossini arriva in terza base, quindi primo punto per Caronno in questo quarto inning. Abbiamo atteso la valutazione su Rossini, che è riuscita a raggiungere terza base. Tanto dentro Alicart e Ramirez in prima base. Primo ball. Secondo ball. Battuta di Sheldon, Rossini arriva in casa base, Sheldon in seconda, in terza c'è Alicart, altro punto per Caronno, 8-0. Battuta Anastasia Marzi, primo strike. Secondo strike, terzo strike, terminata Marzi, terzo out per Caronno. E adesso tocca a Nuoro attaccare. E adesso sul risultato di 8-0 si agita lo spettro della manifesta. Nuoro deve assolutamente andare a punti per proseguire il match e anche per provare a ribaltare le sorti di un incontro che, a differenza della prima gara, sembra abbastanza segnato. Levendors in campo per difendere il cospicuo vantaggio.
Per Nuoro e Merichel Blessa. Dover battere per prima in questo quarto inning. Sempre Tornes in pedana per Caronno. Primo ball. Secondo ball. Terzo ball per Tornes. Per ora inoperosa Merichel Blessa in battuta. Arriva adesso il primo strike. Ancora Tornes, buona la battuta di Blessa che però non raggiunge in tempo prima base, viene eliminata, primo out per Nuoro, vai Gerze nel box. Manuel Weigerz nel box di battuta. Buona la battuta di Weigerz, ma viene intercettata al volo da Melanie Sheldon. Secondo out per Nuoro. Pronta Martini sul box. Ha difeso molto bene in questo quarto inning Caronno davanti alle battute delle giocatrici nuoresi. Consulto degli arbitri e poi primo ball, azione un po' al limite. Strike per Virginia Martini. Secondo strike. Terzo strike, eliminata Virginia Martini. Parziale di 2-0 in questo quarto inning, totale 8-0. E adesso alla quinta ripresa Nuoro ha la necessità, se non altro, di accorciare almeno a meno 6 per evitare la chiusura anticipata per manifesta inferiorità. 8-0 il punteggio per la Rivendors. E intanto novità in pedana per la Nuoro Softball con Anna Pirisinu. Che fa il suo esordio in questa doppia sfida, il terzo lanciatore impegnato da coach Lorenzo dopo Paola Cavallo che ha giocato tutta la prima partita. E
Anisley Lopez nella seconda. Si tira un po' per le lunghe l'inizio di questo quinto inning, vediamo che per Caronno, nel box di battuta c'è Rebecca Caldon con il numero 8, tanto alcune sostituzioni per la squadra di casa, vediamo in campo anche Fois con il numero 13. Elena Fois che va a occupare la posizione di seconda base. Quindi dovrebbe aver preso il posto di Sofia Gregnanin. Tanto non si tratta di Rebecca Caldon ma di Beatrice Salvioni sul box di battuta. Gioco ancora fermo. Riprende la gara con l'inizio del quinto inning, Anna Pirisinu in pedana, primo lancio è un ball, in battuta come detto Beatrice Salvioni per la Rivendors Caronno. Secondo ball. Terzo ball per Anna Pirisinu. Arriva il primo strike. Ancora Pirisinu, la battuta di Salvioni oltre la linea di foul e quindi secondo strike, conto pieno.
per Salvioni. Quarto ball, quindi in prima base Beatrice Salvioni, Rebecca Caldon in battuta. Anna Pirisinu contro Rebecca Caldon. Dai bella, forza, forza! Lancio della numero 34 che vale il primo ball. Primo strike, un ball e uno strike. La battuta di Caldon. C'è un out. Non per Rebecca Caldon, ma per Beatrice Salvioni in seconda base. Primo out per Caronno. In campo dovrebbe essere la volta di Alice Bonzi, numero 34, così è. La sua battuta finisce oltre la rete di recinzione, quindi primo strike. Sale l'incoraggiamento per Anna Pirisinu dalla panchina della Nuoro Softball. Uno strike e un ball. Secondo ball per Anna Pirisinu. Terzo ball. Secondo strike, conto pieno. Ricordiamo invece un out per Caronno. Quarto ball, dunque avanza in prima base Alice Bonzi con Rebecca Caldon che invece passa in seconda. Giulia Marucchino in battuta. Primo strike.
Secondo strike ottenuto da Anna Pirisinu. Invece arriva la battuta di Marocchino, vediamo che tutte le giocatrici di Caronno guadagnano una base, tanto quattro giocatrici in campo per la Raven Doors, che presenta in battuta Jurubi Alicart. Va Pirisinu, primo strike, la battuta di Alicart e Ramirez finisce oltre la linea di foul. Attenzione, perché qui Alicart mette dentro il suo terzo fuoricampo e questi sono punti, tanti per Caronno. Ben 4 che portano il risultato sul 12-0. E questo è un duro colpo per la Nuoro Softball Banco di Sardegna. E si prepara Francesca Rossini. Il primo strike su Francesca Rossini e ora sul 12-0. Manifesta superiorità, sembra più che una realtà. Intanto arriva l'out per Francesca Rossini, il secondo per Caronno, ma dicevamo margine abbastanza ampio per la Raven Doors. Nuoro dovrebbe tornare sul meno 6 nel suo turno di battuta, presa tutt'altro che agevole, tanto che l'attacco di Caronno non è ancora finito. Abbiamo Chiara Ambrosi sul box di battuta, un ball. E qui attenzione, perché Ambrosi non fa fuori campo, anzi la palla viene intercettata al volo e arriva il terzo out, e dicevamo. Che in questa seconda parte di quinto inning, Nuoro, per evitare la chiusura anticipata per manifesta superiorità, dovrebbe mettere a segno 6 punti, portarsi dunque sul meno 6, altrimenti la seconda gara terminerà anticipatamente. Seconda parte del quinto inning al Francesco Sanna. Con Erika Piras al box di battuta, vediamo se ci sarà, se non altro, una reazione d'orgoglio di Nuoro.
se non altro per diminuire il pesante passivo che la vede sotto di 12 punti, 12-0, 2-0 al primo inning, 0-0 al secondo, 4-0 al terzo, 2-0 al quarto e 4 punti realizzati da Caronno al quinto inning grazie al terzo fuoricampo di giornata, considerando entrambe le partite, di Giurubi, Alicart, Ramirez, sicuramente grande protagonista del match. Intanto primo strike su Eric Apiras. Un ball e uno strike. Stavolta la traiettoria di Giurumi, Tornes, Vargas è troppo alta. Secondo strike. La battuta di Piras, intercettata dalla giocatrice in prima base di Caronno, si tratta di Alice Bonzi, eliminata Erika Piras, primo out e Carlotta, Carlotta Agnani al box. Primo strike per Carlotta Agnani. Da sostituire la palla. Gioco che riprende. Primo ball. Strike, sorpresa su questa palla lenta Carlotta Agnani. Conto che resta invariato sulla battuta di Agnani. Stavolta hanno rischiato le nostre telecamere. Terzo strike, eliminata anche Carlotta Agnani. E adesso le speranze di proseguio della gara sono tutte nelle mani di Marianna Mastino al box di battuta. Primo strike su Marianna Mastino, adesso riesce a battere ma viene eliminata dalla pronta reazione della difesa di Caronno. E dunque sul 12-0 si chiude anticipatamente al quinto inning la seconda partita. Se la prima è stata molto combattuta e ha visto Nuoro comunque in gara fino all'ultimo soccombere sul punteggio di 4-2, qui arriva un netto 12-0 in cui si è vista tutta la qualità della squadra lombarda.
Noi siamo in chiusura, ringrazio Alberto Tosini per la collaborazione alle immagini e alla regia e tutto dal campo Francesco Sanna di Nuoro. L'appuntamento è con le prossime gare di softball della Nuoro Softball Banco di Sardegna. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.